Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un approfondimento su tutti i tentativi di ban da parte della Cina per quanto riguarda l'intero settore delle criptovalute. Quindi sedetevi comodi e godetevi questa carrellata perché è molto importante e formativa per chi investe nelle criptovalute conoscere quali sono stati i divieti che sono stati messi in atto dalla Cina per bloccare il mercato delle criptovalute e che comunque non hanno mai sortito l'effetto desiderato, anzi, al contrario, hanno alimentato una crescita del prezzo senza precedenti. Ma prima di iniziare, ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo immediatamente e vediamo quali sono stati questi tentativi andando a prendere come spunto questo articolo comparso su Cointelegraph molto interessante. Negli ultimi 12 anni, infatti, le criptovalute hanno superato ben 19 tentativi di FUD cinese. Dal 2009, infatti, la Cina e Hong Kong hanno vietato le criptovalute o causato FUD nel settore in 19 diverse occasioni. Ieri, infatti, nel momento in cui sto registrando, vi ricordo che oggi è il 25 di settembre, quindi il 24 settembre, a seguito dell'ultima notizia, per modo di dire, secondo cui la People's Bank of China avrebbe dichiarato illegali tutte le transazioni in cripto, il prezzo di Bitcoin è sceso del 5%. Tenendo tale notizia a mente, volgiamo uno sguardo a ciò che è successo negli ultimi 12 anni. Numero 1, ragazzi. Infatti, la Cina ha vietato le valute virtuali per la prima volta nel 2009, quindi proprio nel momento in cui Bitcoin era stato lanciato. I regolatori cinesi non sono mai stati esattamente sostenitori delle criptovalute. Questo perché, ragazzi, tendono. Il governo cinese, avendo un rischio geopolitico molto alto, tende a rimanere chiuso e tutto ciò che potrebbe potenzialmente togliere potere al governo cinese viene etichettato come minaccia appunto al governo della Cina. Quando le valute digitali basate su blockchain erano ancora agli inizi, ovvero nel 2009, il Ministero del Commercio cinese ha vietato l'uso della valuta virtuale. Sebbene non abbia preso di mira specificamente Bitcoin, perché all'epoca non si conosceva molto, era quasi sconosciuto, la mossa ha apparentemente creato il precedente per un decennio di regolamenti anticripto. Risale invece al 2013 il primo divieto specifico per quanto riguarda il Bitcoin. Infatti, nel 2013 la banca cinese ha impedito agli istituti finanziari cinesi di gestire le transazioni in Bitcoin, definendo la criptovaluta senza un vero significato. La notizia, vi ricordo che all'epoca non investivo nemmeno io nelle criptovalute, ha fatto scendere il prezzo di Bitcoin al di sotto dei $1000. È in un periodo, vi ricordo, in cui BTC China rappresentava il più grande exchange di criptovalute per volumi al mondo. L'asset ha recuperato la perdita nel giro di poche settimane. Nel 2014 ci sono stati ben due divieti. A marzo, infatti, una falsa notizia pubblicata sul sito web Sina Weibo affermava che la banca centrale cinese avrebbe interrotto tutte le transazioni in Bitcoin da lì a un mese. Sebbene il rapporto fosse un'evidente assurdità, ciò non ha impedito al prezzo di Bitcoin di precipitare. Più o meno sempre nello stesso periodo, e siamo al quarto divieto, ragazzi, l'exchange FX BTC con sede in Cina ha dichiarato che avrebbe chiuso i battenti in quanto i regolatori minacciavano di vietare le criptovalute. In quel momento il prezzo di Bitcoin precipitò da 709 dollari a 346 dollari. Malgrado il 50% di ribasso, il prezzo si riprese in breve periodo e tornò a 600 dollari alla fine di maggio. Arriviamo a questo punto al 2016. L'hack di un exchange cinese fa crollare i prezzi nel 2016. Sebbene infatti quasi al quinto tentativo non sia controllato direttamente dalla Cina, nell'agosto 2016 l'exchange Bitfinex, con sede a Hong Kong, è divenuto vittima di uno dei più grandi
grandi hack della storia. Gli aggressori, infatti, rubarono ben 120.000 bitcoin, il cui valore oggi supera i 5 miliardi di dollari, con parte dei fondi ancora oggi monitorati. La notizia dell'attacco hacker al tempo fece crollare di oltre il 10% il prezzo in 2 giorni. Tuttavia, a settembre, i prezzi tornarono ai livelli precedenti all'hack. Andiamo avanti e nel 2017 abbiamo davvero una valanga di divieti. Infatti, abbiamo avuto due divieti a settembre 2017. Infatti, il governo cinese ha vietato ufficialmente agli exchange di servire utenti all'interno del paese e la People's Bank of China annuncia inoltre che ai cittadini cinesi non sarebbe stata consentita la partecipazione alle offerte iniziali di moneta. In quel caso ci sono voluti 3 mesi prima che Bitcoin passasse da 4.000 al massimo storico di circa 20.000. Ancora altri 2 divieti, sempre nel 2017, sono l'8 e il 9. La criptovaluta infatti si stava dirigendo verso una delle sue più grandi corse al rialzo di sempre, quando BTCC ha affermato che avrebbe cessato le loro attività, ad oggi ancora in funzione però, a causa del divieto del governo. Ai tempi il vice governatore della Banca di Cina si spinse in una forte affermazione, dichiarando che un giorno i resti di Bitcoin sarebbero caduti nel fiume. Le criptovalute stavano già recuperando a questo punto, subendo solo lievi cali. Arriviamo al 2018. I media minano la fede nel settore. Il 10° tentativo è stato nel gennaio 2018, quando sono circolate segnalazioni secondo cui i cittadini cinesi potrebbero aver causato un crollo dei prezzi delle principali criptovalute. L'11° è successo quando molti sostennero che il crollo fosse dovuto ai media cinesi, che segnalarono una forte repressione del mining da parte del paese. A metà febbraio il prezzo del Bitcoin era sceso di oltre il 65%, arrivando a $6.852. L'effetto però di questo calo non durò a lungo e già alla fine del mese il prezzo era tornato sopra gli $11.000. Nel 2019 invece ce ne sono stati altri due. Inizialmente ad aprile 2019 il prezzo di Bitcoin è leggermente diminuito, quando una bozza della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina rivelò che l'ente governativo stesse considerando di vietare il mining di nuovo, e subito dopo la banca cinese ha fatto seguito con l'annuncio che il crypto trading sarebbe stato eliminato immediatamente. Però, nonostante una battuta breve d'arresto sulla corsa del prezzo, nuovi massimi storici si sarebbero presto presentati. Nel 2020, quando c'è stato il crollo a seguito del coronavirus, anche la Cina infatti ci ha messo del suo. Il 14° tentativo è stato il bagno di sangue del marzo 2020, quando tutti i principali token e le azioni sono crollate a seguito della pandemia Covid-19, e tutto questo si ritiene sia stato in gran parte causato dai miner cinesi che hanno liquidato le loro partecipazioni. Ancora, sempre a novembre 2020, nel tentativo di reprimere il riciclaggio di denaro, il governo di Hong Kong ha annunciato l'intenzione di vietare il crypto trading per gli investitori al dettaglio. Il primo anno della pandemia, però, si è concluso con Bitcoin che ha infranto la barriera dei $20.000 per la prima volta in 3 anni, raggiungendo un massimo storico di oltre 30.000 prima della fine del 2020. Vediamo nell'ultimo anno, nel 2021, invece, quali sono stati i divieti fatti dalla Cina. A maggio del 2021, dati i potenziali rischi associati, la National Internet Finance Association of China, la China Banking Association e la China Payment and Clearing Association emettono un avvertimento contro l'investimento in criptovalute. Subito dopo, il mese successivo, quindi a giugno 2021, la banca cinese ordina alle banche, sempre cinesi, e ai provider di servizi di pagamento mobile di non fornire alcun servizio bancario e di regolamento ai clienti impegnati in transazioni correlate alle criptovalute. Sempre a giugno i funzionari cinesi emettono inoltre un vero e proprio divieto per l'attività di mining, scatenando un esodo di massa dei miner dal paese.
L'ultimo, che è quello dei giorni d'oggi, la banca cinese ha dichiarato illegali tutte le transazioni legate alle criptovalute. Ovviamente tutti questi tentativi falliti per reprimere tutto il mercato delle criptovalute sono stati 19, compreso l'ultimo intervento da parte della banca cinese, e inoltre si contano 11 dichiarazioni da parte di regolatori cinesi e di Hong Kong che hanno tentato di imporre divieti su mining e exchange vari, nonché 8 casi di copertura mediatica che dovevano servire ad influenzare negativamente i mercati delle criptovalute. Quindi complessivamente dal 2009 la Cina ha vietato o altrimenti causato FUD nel settore cripto in più di 19 occasioni differenti, ovviamente sempre fallendo. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!